Il dottor Alessandro Grimaldi è il nuovo segretario regionale della NAO Assomed Abruzzo, eletto durante il congresso regionale, il settimo, della NAO Assomed. Un incontro importante è il congresso, perché per la prima volta dopo 10 anni si è affrontato il futuro della sanità abruzzese con un occhio agli investimenti possibili e non alle strade per uscire dai debiti. Se è vero che il piano di rientro ha dato esito positivo, come ha detto anche il segretario uscente Filippo Gianfelice, certificando un oggettivo recupero sul piano economico e finanziario e offrendo ai cittadini abruzzesi aspettative prossime a quelle esistenti nel nord del paese, è altrettanto vero che tutto questo è avvenuto grazie ai sacrifici dei medici e di tutti gli operatori della sanità pubblica. Basti citare il blocco delle assunzioni del turnover, che ha portato a una grave carenza di personale, l'abbattimento di posti letto ai danni soprattutto degli ospedali pubblici, le condizioni di scarsa sicurezza in cui si è stati costretti ad operare. Ma sentiamo dalle parole del nuovo segretario quali saranno gli obiettivi. La mia opinione è che in questo momento il nostro sindacato si deve battere a difesa della sanità pubblica, perché in Italia spesso fa notizia la mala sanità, ma in realtà abbiamo uno dei sistemi sanitari migliori al mondo e credo che questo sistema sanitario sia un valore aggiunto del nostro paese. Intorno al sistema sanitario ruota l'11% del prodotto interno lordo, la prima industria farmaceutica, e abbiamo delle vere e proprie eccellenze. Le priorità sono soprattutto l'investimento sui giovani. Cioè, i nostri ospedali debbono tornare ad attrarre giovani qualificati, debbono investire e assumere giovani medici, stabilizzarli, perché io credo che il futuro degli ospedali si giocherà, e la qualità degli ospedali, molto sulla capacità che noi avremo di attrarre giovani professionisti validi. Il congresso ha avuto il titolo La sanità del futuro in Abruzzo tra bisogni economici e tutela della salute e si è articolato in diverse sessioni. Si è parlato delle aziende sanitarie in Abruzzo, ma anche della sanità del futuro in Abruzzo e non solo. La penultima sezione è stata dedicata alle donne della NAO Assomed.